buongiorno, guardate che giornata. Abbiamo scelto la giornata così per venire, per ritornare qui alle batterie di Montemoro. Per chi non le conoscesse, che non è di Genova, è un anello difensivo che era stato costruito per difendere, guardate un po' il paesaggio, il Golfo di Genova. Ora, per chi non è di Genova, ma per quelli che sono nati qua, quasi sicuramente sono venuti qua per diversi motivi, o a fare una gita, o a portare il cane, o a smontare un motorino rubato, e niente. E adesso faremo un giro, andiamo a vedere tutte le varie postazioni, perché la storia di questo posto nasconde un mucchio di verità che nessuno conosce bene. Infatti, se dovessimo intervistare magari un ragazzo che è venuto qua a fare un giro, gli chiediamo: scusa, sai dirmi qualcosa di queste postazioni? Quasi sicuramente ci dice: qui c'erano i partigiani che combattevano contro i tedeschi. Ma non è vero, perché la storia è molto più articolata di questo. Lassù vediamo che c'erano gli alloggi e c'erano le caserme. Qui siamo su una postazione, ce n'è altre quattro che erano pilotate da un osservatorio che dovrebbe essere laggiù. Quindi adesso scendiamo giù, cominciamo a cercare i tunnel che collegano queste varie batterie, tutte le varie postazioni, e vi raccontiamo un po' di storia di questo posto. Ok, guardate, vi lascio ancora con questa immagine, guardate questo camuffamento, questa sorta di costruzione fatta di cemento e di calce, non è altro che un camuffamento che doveva venire più alto, che copriva questa postazione di cemento. Adesso è tutta rotta, me ne vado a prendere un pezzo. Adesso è tutta rotta, però guardavo se ne trovavo un pezzo integro. No, sono tutti perduti. Comunque questo non era altro che una finta roccia che mascherava questa postazione, in modo che non si potesse vedere dalla parte del mare. Ok? Giro la telecamera, andiamo a fare un giro. Ecco, mi sono tornato, sono su una delle quattro postazioni che vi dicevo. Le postazioni sono quattro, venivano, diciamo, dirette da un osservatorio che ho qua dietro la schiena. E queste postazioni qua si servivano di una camera per lo stoccaggio delle munizioni, la cosiddetta riservetta, che serviva anche da rifugio antiaereo. E ogni postazione ne è una, adesso poi ci introdurremo all'interno. Mentre questa corona di fori che c'è qua, all'interno, al centro della batteria, serviva per lo stoccaggio immediato e l'uso immediato delle munizioni. Praticamente dentro c'erano degli operatori che andavano avanti e indietro e porgevano il munizionamento in base a come era orientata la postazione. Chiaramente, se la postazione sparava in questa direzione, si attivava questa finestra di rifornimento per rifornire la parte posteriore dell'armamento. C'è da dire una cosa, che leggendo i libri qui, seguendo un po' tutta la storia, non è che i cannoni abbiano sparato un granché, anzi, ben poco. Questi come gli altri, quelli di Pegli. Più che altro c'è stato un lavoro di contraerei che serviva per contrastare i continui attacchi degli alleati che bombardavano Genova. Perciò niente colpi di cannone, tanti colpi di contraerea e niente. Adesso andiamo a vedere, faccio vedere le scale che conducono giù alla riservetta e rifugio antiaereo. Ok, ci mettiamo l'attrezzatura e andiamo giù. Quindi, prima che cominciamo a scendere all'interno della riservetta, volevo parlarvi ancora di queste mini riservette, diciamo, di servizio immediato. Sono 1, 2, 3, 4, 5. Sembrerebbe che siano collegate, invece no, ogni riservetta è chiusa. Vedete, c'è un muro a destra e un muro a sinistra. Questo perché in caso di innesco di esplosione non poteva saltare tutta la batteria. Cioè, se per qualche motivo una scheggia, un proiettile di un aereo fosse entrato lì dentro, avesse innescato le cariche che erano state messe lì provvisoriamente, non avrebbe innescato quelle vicino o quelle di lato, quindi esplodeva solo quella. Una cosa che è stata studiata appositamente. Ok, 3, 2, 1, qui manca la porta, all'epoca c'era anche una porta, poi è stato rimosso tutto quanto. Adesso ci introduciamo all'interno della riservetta e rifugio antiaereo. Andiamo. Luci, scale, le scale non mancano mai, si scende sempre, perché più terra abbiamo sopra, più siamo al sicuro. Questo sicuramente era il buco per il cassetto
per il cassetto dell'impianto elettrico. Qui è stato, ci sono un po' di detriti. I detriti sono derivati dal fatto che poi la porta è stata chiusa e poi è stata riaperta da qualche mattacchione che ha voluto venire un po' a controllare che cosa c'era qua dentro. Ok, eccola qua. Un attimo che accendo le luci. Vedete, ogni batteria è corredata di una stanza di questo genere. Ci sono ancora dei rimasugli, attenzione, guardo qua, dei rimasugli di delle tracce, delle mensole, dove venivano appese le cose che non dovevano bagnarsi. Si vedete i ganci che ci sono. Questa è la stanza, si sente anche l'eco, è la stanza riservata munizioni per questa batteria, una delle quattro batterie. Qui cosa abbiamo? Abbiamo uno scivolo di collegamento che sicuramente è una presa d'aria, perché ogni batteria era corredata anche di una specie di cammino di aerazione per evitare che le polveri e i fumi prodotti dalla batteria potessero saturare questo ambiente e le persone che ci vivevano e che ci passavano il tempo dentro durante il conflitto. Ok, quindi usciamo e andiamo a vedere un'altra. Dai, guardate che abbiamo con noi. Ci siamo portati l'esploratore per eccellenza, Ozzy. Ozzy sa tutto, sa tutto, controlla tutto, è il nostro cane, è il nostro naso in questo luogo. Ok, usciamo, guardate lì i quattro tasselli di legno che sorreggevano la lampada che serviva, una lampada sicuramente anti-esplosione, di quelle sigillate che servivano per illuminare questo luogo. Mentre stavo uscendo ho notato questo particolare che non è da sottovalutare. Questa piccola nicchia qui, adesso ve la illumino un attimo, questa piccola nicchia sul lato che ospitava l'interruttore per accendere la luce che vi dicevo che è a soffitto. Perché hanno fatto una nicchia? Perché essendo un luogo di transito con dei materiali che potevano essere pericolosi, non doveva esserci niente che sporgeva dal muro per evitare di rimanere agganciati o di scontrare con delle parti pericolose oggetti che potevano sporgere dal muro. Quindi hanno costruito appositamente quella piccola nicchia per incastrarci dentro l'interruttore. Una genialata molto funzionale. Ok, usciamo fuori. Ok, ci siamo spostati da un'altra batteria, ne ho una sotto che andiamo a visitare a breve. Abbiamo notato all'inizio del video, stavo camminando su una struttura di cemento, è l'osservatorio, eccolo lì, mimetizzato anche quello dai finti, è tutto mimetizzato, si vedono i ferri che sporgono per il telone mimetico. Adesso andiamo a vedere l'osservatorio, dai. Ok, mi sto avvicinando all'osservatorio, di qua si notano bene i camuffamenti che c'erano, si vedono sopra quelle creste che sporgono, che adesso sono rotte. E vabbè, poi sporgono i vari ferri dove vi dicevo che c'era il telo mimetico. Qui abbiamo un pezzo di camuffamento che si è staccato e è caduto giù, guardate un po'. È stato costruito con della rete, hanno costruito prima un'armatura di ferro e poi vi hanno appoggiato la calce e il cemento simulando una sorta di roccia naturale che si avvicinava molto alla morfologia del posto, in modo che rimanessero mascherate da quello che si poteva vedere dal mare. Sicuramente ha funzionato, peccato che hanno durato poco perché sono cose molto delicate. Ok, vengo su, ci arrampichiamo, andiamo a vedere se riusciamo a entrare dentro l'osservatorio. Ok, mi sono avvicinato, devo rettificare perché ho detto una cosa non esatta. I ferri che sporgono dall'armatura qua servivano per ancorare il mascheramento, vedete? Il mascheramento partiva da qui, avvolgeva tutta la struttura liscia, era ancorato a questi ferri che sporgevano e dava una conformazione di simile roccia a questo osservatorio, che è il classico osservatorio che possiamo trovare da tutte le parti, stretto, con un brandeggio di 180 gradi che poteva vedere sia a levante che a ponente, era quello che comunicava con tutte le batterie. Era fornito sicuramente di telemetro e biscopi vari e operatori che stavano tutto il giorno con gli occhi lì a guardare, a scrutare l'orizzonte. Ok, arrivo? No. No? Allora, qua e non c'è il collegamento sotto. Ah, non c'è collegamento sotto? Questo qua è, mi sa che ha sempre.
Sicuramente allora comunicavano via radio. Ozi, e cosa facciamo con quel naso? No? E mi pianti il naso nell'obiettivo. E niente, allora andiamo giù a vedere. Pensavo che ci fosse un collegamento diretto, fisico, invece no. Sicuramente si collegavano via radio. Ok. Sicuramente, secondo me, c'era tappato qua. Comunque, sto notando una cosa. Malgrado sia una costruzione militare fatta in fretta e furia, perché è stata fatta del 41, quando si sono accorti che c'è tutta una storia qua che racconta che una nave inglese arrivò qui nel porto di Genova, trovando lo sguarnito cominciò a cannoneggiare, e di lì si accorsero che bisognava fornire, diciamo, questa parte di Genova di una protezione contro gli sbarchi e contro gli attacchi. Possiamo notare un volo di colombaci che sta attraversando. E perciò è stata costruita in fretta e furia, come vi dicevo, però ben fatta, perché hanno fatto anche la linea di gocciolatoio, che è quella che permetteva all'acqua, quando ci arrivava giù, arrivare qui e colare senza introdursi dentro. Adesso poi vi racconto un po' la storia di questo posto. Ok, mi scuso perché qui abbiamo cominciato a pagina 100 a parlare di questa fortificazione. Cominciamo un po' da quello che io mi ricordo, eh. Allora, scendo dentro l'osservatorio. Piano piano anche qua c'è segni di camuffamento, di quella struttura artificiale che è stata fatta per camuffare tutto il cemento armato. Allora, vi dicevo, allora, mi metto qua dall'osservatorio. Ma vi dicevo, allora, a partire dal 1890 il Ministero della Guerra del Neonato Regno d'Italia si era posto il problema di quali strategie mettere in campo per garantire una difesa al capoluogo ligure. Effettivamente si è reso conto che le strutture difensive erano pezzi di artiglieria che erano evidentemente datati per il Golfo di Genova. Quindi cominciarono a pensare a qualcosa. E da lì nacque l'idea di costruire la batteria costiera Nino Bixio, dalla Regia Marina. I lavori preparatori iniziarono negli anni 10 del 1900, mi sembra di ricordare. Partono i primi espropri di terreno, cominciano a costruire la strada, le teleferiche, però alla fine si arena tutto più o meno tra il 1913 e il 1914. E di lì non se ne seppe più niente, perché si pensò che forse non servisse, o forse anche perché eravamo a cavallo della Prima Guerra Mondiale, non c'erano sicuramente i mezzi e le opportunità per poter affrontare uno sforzo così. Quindi cos'è successo? Non è stata poi una grande idea, fu un errore, perché ce ne accorgemmo nel febbraio 1941, quando in piena Seconda Guerra Mondiale la flotta inglese dell'ammiraglio, mi sembra un nome strano, Summersville, percorre tutto il Mediterraneo, sbuca nel promontorio di Portofino e bombarda pesantemente la città. L'azione nemica riportata, aia, ho dato una testata qua nelle, sicuramente ce l'avranno data anche loro, però loro avevano l'elmetto e c'erano anche le protezioni a chiusura qua, si vedono le finestrelle, c'era una cosa a scorrimento che chiudeva. Vabbè, vi stavo dicendo, nel marzo di quello stesso anno viene effettuato il primo sopralluogo a Montemoro, propedeutico dell'installazione di batterie di grosso calibro. I lavori iniziarono più o meno nel 1941 e nello svolgere di pochi mesi Genova dispone di quattro nuove installazioni. Ora non vi sto a dire il calibro, il numero dei pezzi, cosa sparavano, dove guardavano. Comunque ce n'era una qui sul Monte Moro, ce n'era una a Pegli, una sul Monte di Portofino e un'altra a Renzano. E di lì cominciò l'opera difensiva sul Golfo di Genova. Comunque, come vi dicevo prima, non è che hanno sparato granché colpi di cannone qua, più che altro era un'opera difensiva dovuta ai continui attacchi aerei che bombardavano la città di Genova, la vedete lì? Quindi era più che altro un lavoro di contraerea. E vabbè, cambiamo posto e vi racconto un altro pezzo di questa storia. Quindi siamo usciti dall'osservatorio, andiamo a visitare la terza piattaforma, la terza piazzola. Vi dicevo che all'interno delle piazzole c'è la polveriera o la riservetta, che poi è anche servita da una sorta di cammino di respiro che serviva per due funzioni, uno per portare via l'aria malsana e una come via di fuga. Vedete che ci sono i pioli che servivano casomai fosse crollata l'entrata, fosse esplosa la batteria con la porta chiusa, le persone che erano dentro avrebbero trovato
modo e maniera di uscire fuori da quella trappola, arrampicandosi su per questo buco e uscendo fuori. Sicuramente c'era una copertura perché si vedono i segni del coperchio, eh. Ok, andiamo a visitare quella. Quindi sono nella terza piazzuola, eh. La vediamo Genova. Questa ha di particolare che si vedono ancora i bulloni per il fissaggio del cannone, li vedete qui? Sono grandissimi, che poi è stato rimosso chiaramente, però certe volte li tagliano, certe volte qui sono rimasti come testimonianza. Ora, io non so se qui ci fosse la contraerea o ci fosse un cannone. Fatto sta che andando a cercare sui siti si dice che sulla vetta del Monte Moro tre cannoni da 90, presidiati da 60 marinai italiani e 34 tedeschi. A metà collina, perché non è tutto sullo stesso piano, eh. Si dice che a metà collina, piazzate a destra del monte, che si rivolge le spalle al mare, cioè praticamente diciamo da sto lato qua, due cannoni navali da 381, presidiati da 15 marinai italiani e 90 tedeschi, perciò da quella parte là. E a metà collina, sotto la batteria, quindi dovremmo esserci noi qua, tre cannoni da 152 presidiati da 40 marinai italiani e 60 tedeschi. Perciò, oh, vedete un po' quante persone, e poi su ci sono le caserme lassù in cima. Quante persone ruotavano in giro a questa installazione militare? Ok, vado un po' di nuovo giù a vedere se c'è qualcosa di diverso all'interno di questa riservetta. 3, 2, 1, luci, via. Sono tutte speculari, sono uguali, eh. Anche qui abbiamo il cassetto generale sicuramente per la corrente, c'è l'impianto, c'è i fili dell'impianto che corrono incassato, in modo che non dia fastidio quando le persone andavano su e giù di qua con pezzi pericolosi, erano pezzi armati, pezzi pericolosi. Di qua abbiamo il solito cassettino incassato anche qua, che non sporgeva dal muro. E qua vediamo, peccato che è stata. No, no, questa forse è ancora libera. Qui c'è la via d'uscita che vi parlavo prima, con i pioli, 1, 2, 3, poi c'era uno scivolo che andava su, e di qui comincia la salita verso la libertà, che è lassù in cima, vedete? Serviva come via di fuga in caso di esplosione. C'è questa cordicella qua che non so che cosa sia. Comunque, stessa cosa qui, non c'è nient'altro da vedere, riservetta chiusa, mensole sulle parti laterali che servivano per sospendere le cose, sicuramente le casse di legno con dentro i materiali bellici, e niente, c'è da dire che è proprio ben fatta. Guardiamo la luce lassù, se si vede il segno del lampadario che è sempre nella stessa posizione qui. Ok, usciamo, andiamo a vedere un altro. Metta fuoco, usciamo, andiamo a vedere un altro. Siamo scesi più bassi, siamo venuti a intercettare la vecchia strada militare che era stata costruita per servire sulle batterie. E adesso andiamo a vedere, vedete là, spuntare quel becco strano con quel camino? Lì ci deve essere un'altra postazione, un altro osservatorio. Adesso ci arrampichiamo, andiamo là. Quindi abbiamo camminato un po' sulla strada militare che è stata costruita per servire la batteria. Siamo arrivati qua, in un punto particolare, forse il più significativo, dove c'era il famigerato cannone da 381, quello che si trovano foto su internet, che lo hanno tirato su da Genova, su una sorta di binari dalla ferrovia. Uno sforzo enorme, un cannone grande come un palazzo. Veniva nascosto qua dentro quando non veniva utilizzato e tirato fuori quando. Si chiamava il cannone e binato perché era su binari. È passato un falchetto, un posto particolare questo qua per la migrazione. Cosa possiamo vedere? Possiamo vedere anche qua ci sono tutti i ferri dove era applicata la mascheratura, quella che vi ho fatto vedere, quella finta roccia, in modo da nascondere il. E probabilmente anche la mascheratura era sul portone, perché si vedono i cardini del portone, 1, 2, 3, 4, e si vedono le guide su cui scorreva la ruota di questo pesantissimo portone che doveva reggere sicuramente anche dei proiettili antiaereo di quelli da 50 mm. Quindi
tutto mascherato, cannone dentro. Cosa ci sarà lì dentro? Adesso ci mettiamo le luci, l'attrezzatura, il casco e tutto quello che serve e andiamo a vedere. Quella è una presa d'aria.